anche le case, no? La vita è fatta di case. Ci siamo lasciati che io facevo l'assistente di Ciusa. E Ciusa aveva fatto vari concorsi prima di vincere la cattedra. Quando lui ha vinto la cattedra, che io ero assistente da un anno, no, coincideva quando sono diventato assistente. Insomma, a un certo punto gli hanno vietato di tenere la cattedra di Bologna se lui era di ruolo a Bavaria. E allora per un anno ho avuto l'incarico a Bologna. Quando lui da Bari è tornato a Bologna, è rimasto scoperto il suo posto a Bari. A Bari. E Ciusa mi ha detto: vuole andare lei giù? E io ho detto: sì, certo. Ma era gli anni appunto della dissalazione, e io ne avevo approfittato subito per portare alla Fiera del Levante i distillatori che avevo costruito. Poi mi aveva parlato la Gazzetta del Mezzogiorno, quindi ero diventato l'uomo. E poi lì Bari aveva anche più importanza che a Bologna, una cosa certo, certo, anzi, sì, sì. Tutta la zona delle saline, cioè c'è tutto un mondo. Poi gli anni che abbiamo anche in cui abbiamo anche abitato a Bari, l'acqua era razionata. Dava alcune ore all'anno, al giorno, no, c'eravamo il serbatoio sul tetto, no? Era autoclave, come si diceva, ma quindi il problema dell'acqua lì era veramente caldo e quindi è stato abbastanza facile avere ascolto dalla buona gente, ma naturalmente non dall'acquedotto pugliese, che non aveva nessun interesse avere qualcuno che gli dicesse come fare meglio le cose che gli facevano malissimo. Allora, ti ho detto, per 2 anni ero assistente a Bologna ed ero incaricato a Bari, e per 2 anni ho fatto avanti e indietro. Nel frattempo ci siamo sposati con la Gabriella, poi è nato Mario nel 56, insomma, dopo Bari non aveva nessuna intenzione, sembrava che non avesse nessuna intenzione di bandire il concorso. E allora io ho detto: sentite, no, io sono stufo, me ne torno a Bologna, faccio il mio assistente, faccio l'assistente con tutta calma, eccetera. E Mario erano già a Bologna, eccetera. La tireremo un poco, ma meglio che fare questo lavoro massacrante avanti e indietro. Poi a un certo punto Bari si è trovata scoperta, aveva bisogno di coprire la casa di emergenza e hanno bandito il concorso. E allora un po' quel concorso lì era un po' per me, insomma, in un certo senso. Lo sai come avvenivano i concorsi allora? No, dimmi. Sì che lo sai, lo fai ripetere. Va bene, lo stesso. Era estremamente interessante. Dunque, c'era una facoltà che bandiva il concorso. E c'era la commissione, che era fatta di 5 professori di ruolo, era eletta con una votazione. Una votazione che era fatta fra gli stessi professori e pochi altri di chimica analitica, per cui non dico che si poteva avere una commissione favorevole, ma si poteva dire: guarda, orientata, insomma, anche fra di loro dicevano: guarda, ti metto a posto Nebbia quest'anno e l'anno 21 facciamo il concorso a Genova, no? Lo so per dire, no? Allora, questo concorso consisteva nel fare i pacchi delle pubblicazioni, e a differenza della libera docenza, dove c'era una prova pratica, era solo per titolo. Quindi tu non l'hai saltata completamente la libera docenza? No, l'ho fatta. Ah, l'hai fatta, ecco. La libera docenza, un concorso che mi hanno bocciato e un concorso che ho vinto. No, ho fatto tutto. Tutta la il concorso
di ammissione come assistente, cioè, non li ho fatti tutti. Era bella la libera docenza, molto divertente, e quella era senza numero fisso. Cioè non lo facevi? Lo facevi e tanti si presentavano e appunto molti che prendono la libera docenza con me, poi sono tanti amici naturalmente, i nostri colleghi, poi c'era l'associazione assistenti che era abbastanza vivace, anche sindacalmente, no, era molto divertente. E allora la commissione di 5 persone si riuniva, guardava le pubblicazioni e formulava la terna, la quale terna era costituita da 3 persone in ordine numerico, primo, secondo e terzo. Il primo era il vincitore, anche qui il vincere, no? E aveva il diritto d'essere chiamato e il dovere di andare, perché potevano succedere varie cose. La facoltà diceva no, questo non mi piace. Entro 2 anni doveva prendere. Doveva prendere il vincitore. Sì. E fino a che il vincitore non era andato a posto, il secondo e il terzo non andavano a posto. Quindi c'era una coincidenza degli interessi, perché il vincitore andasse a posto, perché gli altri, il secondo e il terzo, cercavano da qualche altra parte. E se il secondo e se il primo andava a posto, erano guai per gli altri due. Allora, e aveva il diritto, perché la facoltà poteva dire no, questo non mi piace, e quello diceva no, me dovete prendere. Poi uno poteva dire no, beh, Bari non mi piace, voglio andare a Genova. No, hai vinto il concorso a Bari, è il dovere di andare a Bari. E quando uno andava a Bari ci doveva stare 3 anni. Mm-hmm. Quindi lì c'era una rotazione enorme, perché uno faceva da Trieste, faceva 3 anni a Bari in esilio e poi tornava a Trieste. Come aveva fatto Ciusa d'altra parte, no? Ed andato come aveva parte. Fatto Ciusa, certo. Talvolta lasciandosi dietro qualcuno, talvolta non lasciandosi dietro nessuno. Allora, per caso a Bari si era lasciato dietro un assistente che era un bravo uomo, ma insomma non aveva tanta spinta, eccetera. E questo, quando io ho vinto il concorso, ha fatto di tutto perché non mi chiamassero. Ricordo, c'è ancora il telegramma del preside che ha scritto a Ciusa, cioè, sono costernato che abbia vinto Nebbia. E però, insomma, dopo 2 mesi mi hanno chiamato, poi siamo diventati anche amici con questo qua, quindi io ho abbastanza buoni rapporti anche con i miei colleghi, gli assistenti, sia con i professori. Ho vissuto anche molto, molto bene. Quando ho vinto il concorso io, i professori di ruolo della facoltà erano 3, eravamo in 3. Quindi vivevamo abbastanza bene. Io facevo il segretario di facoltà perché ero il più giovane di tutti, facevo i verbali, che sono tutti conservati a Brescia. Cioè, una storia di almeno 5-6 anni della Facoltà di Economia e Commercio di Bari, che è lì. Ed è andato i problemi, perché bisognava dare gli incarichi, bisognava confermare gli assistenti, bisognava chiamare i vincitori di concorso che nel frattempo si erano formati, e così via. Quindi questa era la procedura con cui uno... Che peraltro tu sei entrato, rispetto agli standard odierni, molto giovane. Molto giovane. Avevo 33 anni. No? Sono stato straordinariamente fortunato. E questa storia non è una storia comune. Normale. Non dico che un certo per mio merito, ma perché a un certo punto si formano delle coincidenze. Se uno va in cattedra e lascia libero il posto, non è colpa mia. Se la facoltà bandisce il concorso, io tutto quello che posso fare è dire, per piacere banditelo di nuovo e così. Ma è più di tanto il concorso va male per conto suo. In mezzo minuto ti racconto una storia che forse non so se te ne avevo mai parlato. È quella del giuramento. Te l'avevo raccontato. Yeah. Dunque, gli impiegati dello Stato, quando erano assunti, e questo anch'io quando sono stato nella giurano
c'è una forma del giuro fedeltà di compiere fedelmente il mio lavoro, eccetera. E tutti questi, compresi i professori di università. Quando ero assistente, c'era una specie di piccola associazione assistenti, non mi ricordo, e che c'era una piccola battaglia sindacale, non lo so, era così. E una di queste battaglie non era sindacale, ma era perché venisse abolito il giuramento per i professori d'università. E allora, se l'insegnamento deve essere libero, il professore d'università al momento dell'assunzione deve essere in grado di non giurare a nessun governo, a nessuna patria, a niente. E allora era ancora in vigore il giuramento. Insomma, sta di fatto che un po' per questo movimento, un po' perché si ricordava, bruciavano ancora gli undici che non avevano giurato, eccetera, lo scandalo della loro eliminazione, eccetera, e facemmo una piccola battaglia e il giuramento dei professori dell'università è stato abolito. Per cui adesso poi l'hanno abolito del tutto il giuramento, non c'è più neanche. Ma era un fatto simbolico, quello di dire giuro di fare fedelmente il mio lavoro, era un. Secondo me aveva un valore simbolico, allora sono un vecchio reazionario, ma secondo me aveva un senso. E quello che, peraltro, un professore d'università dovesse fare il suo lavoro bene, ma incompleta, senza doverne rendere conto a nessuno, e quello per me era una battaglia civile da fare, sì. Sì, questa fu. Poi alcune cose hanno senso per una generazione, hanno meno senso per un'altra, insomma. Io mi impegno a fare bene lezione, secondo me sono sempre pagato. Ora, capisci? Io ho sempre sentito molto questo fatto, sei pagato per fare, no? Il mio cliente è lo studente, lui mi paga le tasse e con queste tasse mi pagano un salario, no? Perciò io al mio studente ho il dovere di fare come non una merce fasulla, ma le lezioni fatte bene, se non lo faccio rubo. Siamo d'accordo.